È un periodo duro, ma l'intera provincia di Sondrio, con i suoi 77 comuni, riuscirà a superare a testa alta la crisi legata al coronavirus. Ad ognuno di noi non resta che fare la propria parte. E di tutto questo non rimarrà che un ricordo. Parola dei sindaci valtellinesi e valchiavennaschi, dei quali oggi e nei prossimi giorni vi proporremo i videomessaggi. Cari concittadini, in questo momento in cui ci giungono informazioni da più parti, il messaggio veramente importante da imprimere nelle nostre menti per battere il coronavirus è: grazie. Anche da Caiolo il messaggio è: state in casa, seguite scrupolosamente tutte le indicazioni e insieme usciremo da questo momento e sicuramente andrà tutto bene. Approfitto di questo canale per tranquillizzare i talamonesi dopo la brutta notizia che abbiamo ricevuto ieri. Questa mattina sono state attivate tutte le procedure di emergenza previste dal piano di protezione civile. A brevissimo saranno disponibili anche i servizi di consegna a domicilio dei farmaci o degli alimenti in caso anche di quarantena o comunque per le fasce deboli della popolazione, in particolare gli anziani. Ringrazio i talamonesi per la collaborazione che ci stanno dimostrando. Stiamo vedendo parchi pubblici vuoti, deserti, ordinate code fuori dai negozi. Invito tutti ad andare avanti con queste buone abitudini, che spero saranno temporanee, ma che ci permetteranno di uscire presto da questa emergenza. Tutti a casa, distanti ma uniti. Indubbiamente è un periodo difficile, ma sono sicuro che la mia gente ha nel proprio DNA la capacità di affrontare a testa alta questa fase, così come l'ha fatto nel passato. Tutti assieme sono sicuro che affronteremo questa battaglia e la vinceremo. Buongiorno. Voglio dire ai miei cittadini che in questo momento delicato il Comune sta lavorando per loro. Invito tutti a rispettare rigorosamente le regole che ci sono state imposte. Ricordare che il vostro Comune è con voi, è aperto sempre e disponibile per tutte le vostre necessità. Mi rivolgo soprattutto alle persone più anziane e alle persone più fragili. Ci chiamino che penseremo noi a tutte le loro necessità. Numero è 0342 660 370, a breve attiviamo un cellulare 338 655 845. Forza cittadini, andrà tutto bene.